Ciao a tutti, ben ritrovati. Oggi un video che non era previsto, però ho deciso di farlo perché, come vedete, qui dalla mia parte, qui sulla destra, c'è una bella pila di fumetti. Ho fatto un po' di recuperi, diciamo che ho esagerato un po' oggi. Ho trovato una bellissima occasione, davvero con dei prezzi che non vi dico, non potevo non lasciarli lì. E li ho presi, ho preso tutto quello che mi interessava. Meno male che mi ero portato anche i numeri che mi mancavano, soprattutto di un fumetto che adesso vi farò vedere. E ho fatto, insomma, un bell'acquisto. Adesso vi faccio vedere uno per uno che cosa ho acquistato. C'è una bella pila qui da far vedere e vediamoli subito. Iniziamo con Giulia. Io, Giulia, sapete che sto cercando di recuperarli. Ne ho già tanti, però me ne mancano parecchi. E mi sono segnato tutti i numeri. Infatti, come vi ho detto prima, meno male che mi ero portato questa lista dei numeri che mi mancavano e ne ho trovato un bel po'. Vediamo subito con questi numeri di Giulia che ho acquistato. Allora, numero 83, gioco mortale, tutti tenuti poi davvero quasi come nuovi. Poi il numero 131, la vita è una scommessa. Queste sono le copertine di Giulia che c'erano prima, che erano, a mio parere, ma non solo a mio parere, anche di tanti, davvero molto ma molto più belle di quelle di adesso. Numero 88, Pet Shop. Poi, ecco qui, numero 110, Mirna, un affare in famiglia, e qui c'è Mirna. E ce n'è poi un altro che è qui di Mirna. Poi, numero 161, Barriera invisibile. Numero 127, l'assurda storia di Stanley Bubbles. Numero 120, rapita. Numero 168, poliziotti e sbirri. Poi, numero 125, il paese del grande spirito. Numero 105, l'imitatore. Guardate, acquistati davvero a un prezzo davvero stracciati. Ho speso davvero una cifra davvero incredibile. E qui torna Mirna, numero 86, Mirna a sangue caldo. E questi di Mirna mi mancavano, infatti poi me li leggerò. Numero 175, Mirna, infanzia perduta. Poi, numero 82, le tante vite di Delmer Barrow. No, non è che... 82... No, mi stavo confondendo con un altro... Scusate, vediamo un po'. Ah, sì, no. Pensavo che questo l'ho preso doppio. Poi, molto bella questa cover. Qui c'è il numero 174, cadavere in trasferta. Poi, numero 80, delitto alla moda. Numero 79, sangue del mio sangue. E questi sono tutti Giulia che mi sono portato a casa oggi. Un bel... E mettiamoli via. E adesso viene il bello. Ho trovato parecchi, adesso vi faccio vedere, di Tex. Questi sono tutti di Tex, davvero molto belli. Magazine e Maxi e Color Tex. Iniziamo.
Questo magazine del 2018, tutti perfetti, tenuti a meraviglia. Poi sempre di no, questo qui, scusate, sì, magazine, Tech 70, ecco. Questo davvero è uno di quelli che cercavo, tra l'altro. Ah, tra l'altro ci sono anche ancora le figurine, guardate. All'interno ci sono anche ancora le figurine che non sono state toccate. Poi qui andiamo Colortex. Colortex numero 10. Colortex sono da prendere al volo perché sono davvero. Poi questo qui Maxi Tex, la grande corsa. Questo incredibile, quando l'ho trovato già ero contento. Guardate che cosa ho trovato. Maxi Tex Nueces Valley. Questo qui lo volevo acquistare su eBay, pensate. Se lo acquistavo su eBay spendevo diciamo un terzo di quello che ho speso di tutti questi fumetti. Poi Maxi Tex, il boss di Chicago. E poi tutti tenuti perfetti, davvero. Colortex numero 13, piombo e oro. Davvero una meraviglia questi. Poi un altro magazine del 2017. Incredibili, questi qui sono davvero. Colortex numero 16. Davvero bella. Poi Maxi Tex, Deserto Moab, boh, spero di averlo detto in maniera decente. Anche qui le figurine, anche qui ci sono ancora le sue figurine. Quindi questo qui che aveva questi numeri li teneva, insomma, davvero bene, li ha conservati tutti bene. Che poi ce n'era anche molti altri, ma molti li avevo già. Aveva due scatoloni che mi ha fatto vedere di roba che gli avevano appena portato e sono stato fortunato che c'erano tutte queste cose perché bisogna prenderli al volo in quel momento lì. Perché poi sappiamo, soprattutto per i tech, c'è parecchia gente che li cerca e ancora non c'era arrivato nessuno, e meno male. Poi questo bellissimo Aventura Magazine, guardate, 100 anni di Galep, una vita con Tex. Guardate che bello, questo qui davvero incredibile. Anche questo. Un numero davvero che chi ama Tex, Zagor, insomma Galep, che ha sempre avuto, chi come me è cresciuto con Galep, non può, quando si vede un numero del genere, 100 anni di Galep, una vita con Tex, davvero, io me lo sono preso subito e anche se mi chiedeva di più. Questo qui è Nueces Valley, me li sarei presi anche a molto di più. Altro magazine, questo del 2020, che io non avevo acquistato, eccolo qui. Strano, però strano che non l'avevo acquistato. Questo qui mi era proprio sfuggito perché già nel 2020 non mi facevo scappare un'uscita.
Poi Color Tex, questo qui il numero 12. Color Tex numero 15, un capestro per Keith Wheeler. Color Tex numero 11, Cowboy. E per finire, Color Tex numero 14, eccolo qua. Bene, questi qui sono stati tutti gli acquisti che ho fatto oggi, proprio così, non era previsto, sono andato a fare un paio di acquisti così di altro genere, poi dopo sono andato a vedere un po' se c'era qualcosina, ma non è che ci speravo. Poi mi è capitato questa occasione e in quel momento lì non potevo non portarmi a casa tutta questa bella roba. Sto preparando, che poi voglio fare il video collezione, perché me l'hanno chiesto e giustamente anch'io voglio farlo bene però. Mi doveva arrivare alcune cose, mi sono arrivate, poi vi farò vedere. Sto cercando di organizzare al meglio anche per fare il video collezione. Bisogna fare in un modo, perché non è come fare un video come sto facendo adesso, che uno si siede lì e è già tutto lì. Lì bisogna che mi organizzo e fare a pezzi. Devo fare un pezzo per volta. E poi fare tutto il montaggio insieme. Comunque ci sto pensando a come farlo al meglio e prossimamente vedo di farlo. Non mi resta che salutarvi, vi do appuntamento a presto, perché presto ci sarà, ormai siamo a venerdì, domani è sabato, domenica ci sarà il video dedicato alle uscite in edicola della settimana. Vi saluto, vi ringrazio se avete visto fino all'ultimo questo video dedicato a questi recuperi e vi auguro un buon proseguimento e alla prossima. Ciao!